Ciao ragazzi da Svidogame, come vi ricorderete ho preso la chiave dopo aver saccheggiato Martin e quindi posso aprire la porta di questo ascensore che ora utilizzerò. Ok, saliamo col nostro bel ascensore e andiamo su al faro. Libera Emily? Certo che devo liberare Emily. Sono qua, pronto a salvarla. Sono un po' scarso a energia e non ho pozioni, quindi direi di colpirlo da lontano. Bravo. E poi un po' di topini magari. Ok, perfetto. Non c'è mica una pozioncina qua da qualche parte. Dai, che ce ne sono sempre in giro di pozioni, qua non ce n'è. Guardiamo bene. Ah, ecco qua dietro, vedi che c'è sempre nascosta qualche parte. Rimpinziamoci per bene. Faro di Borgos, ok. Qua. Cosa interessante? No, niente. Pa, pa, pa. Vabbè, statua del megalomane lì, ok. Saliamo la scala. Pa, pam, 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 pam. Sali, 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 sali. Vabbè, un'altra pozione, bene, sempre comodo. Che c'è qua? Lavandino? Bevi, bevi dal lavandino, hai sete, corvo, bevi. Bevuto abbastanza, vabbè, faccio una. Oh, sì, buono anche questa. Ah, un'altra dell'altra pozione, ma cioè, qua la regalano proprio. Sono dei posti che si fatica tanto per. Ah no, è una bambola. Oh, aiuto, ho preso poco. Imperatrice Jasmine, ok, va bene, interessante. Vasca da bagno, facciamo un bagnetto? Ok, basta, mi sono lavato abbastanza. Voilà, che lavaggio. Ciao pendolo. Perché? Quanto sangue? Ma è sangue di Emily? Poverina. Oh, qui c'è un audionastro. Abbiamo compiuto gesti ignobili e vili e me ne vergogno. Chi potrebbe mai perdonarci? Lo farebbero in condizioni migliori. No, non è così che funziona quando entrano in gioco i burocrati. Diventa tutto torbido. Se qualcuno lo scoprisse, ci taglierebbero la testa. Nessuno dovrà saperlo. Riusciremo mai a controllare Emily e Corvo? Non ho altri pensieri per la testa. Dobbiamo compiere l'ultimo passo in modo pulito. Nulla in sospeso. Pochi dovranno sapere. Solo chi ha da perdere. Va bene. Chiaro di Avelok. Vabbè. Un cadavere. Si può andare di lì volendo.
porta infrangibile. Ah, porta su in alto lì. Sì, ok. Per riportarlo giù. E allora, non ci torni giù? Oh. Saliamo, andiamo a vedere com'è la situazione. Resta dove sei, corpo. Ho sacco. Ma figurati se salti. Oh, è saltato davvero. Ma come? Oh, sono morti tutti e due così però. Non so tu, corvo, ma io mi sono davvero divertito. Intrighi e misteri, massacri e tradimenti, l'agonia di un impero. Sei stato lo spirito vendicatore che ha seminato il caos. La città si ciba di se stessa. Bugiardi, nobili e mercanti sono come vermi su una carcassa. Presto non resterà più nulla per i ratti. È meglio così. L'impero stava già morendo a causa del marciume. Serviva solo l'uomo giusto per farlo precipitare. No, Emily. E ora sei salpato da solo su una nave verso l'orizzonte. Sei partito per inseguire qualcosa o per fuggire? Ma esterno, dai, non puoi finire così. Mi hai un pochino depresso con questo finale. No, ma adesso lo vado a rifinire in un'altra maniera, dai, cioè, scusate. Cioè, ricarichiamo la partita. Dunque, vediamo un po' come fare. Resta dove sei, corvo. No. Dai. Dai. Sì che ti aiuto. Ti prendo. Ah, t'ho salvata. Sapevo che saresti venuto. Sei il mio eroe. Certo. Gli altri sono morti, vero? Sì. Meglio così, tanto li avrei fatti uccidere tutti. Simpatica. Io diventerò imperatrice. Ha uno sguardo un po' severo con questa bambina. Sì, insomma, c'è una faccia da minchia. Allora, comunque... Sì, secondo me è un po' stronzetta. In questo finale qua, comunque... Che cosa ci dirà la storia? Che la figlia di un'imperatrice uccisa è salita al trono calpestando una montagna di cadaveri scortata da un assassino chiamato Corvo? No. Dirà che la piccola Emily Coldwin prima è andata al potere in un'era di terrore e corruzione, facendo del suo meglio in un mondo che non è gentile con le bambine e con l'imperatrice.
Samuel. Che i racconti menzionino il tuo nome o no, Corvo, lei ricorderà per sempre che tu c'eri. Va bene. E qua finisce il gioco. Grazie a tutti Das Video Game, chi ha voluto seguire la mia serie di gameplay di Dishonored, a cui ho dedicato, ma io ho giocato per 18 ore circa. Ho fatto poche missioni secondarie, non sono andato in giro a cercare delle gran rune, diciamo che ho seguito più che altro la trama principale. Però mi ha divertito molto questo gioco, e soprattutto le varie possibilità che si offrivano di concludere una determinata cosa, le varie modalità. Quindi per entrare in una stanza saltando e aggrappandosi tipo Assassin's Creed, oppure trasformarsi in topo e passare dai buchi, oppure sì, insomma, i vari metodi, la traslazione, i vari poteri. Ho trovato molto molto carino, sì. Anche i personaggi come molto tram. Ecco, forse le missioni erano un pochino ripetitive, nel senso del vai a ammazzare il tizio, però non saprei se questa è una lacuna, perché sono così tantissimi videogame, sì, quindi bella sta canzone, di chi è? Ah, Callisto, la faceva Lena Headey, Pavel Jones da Trepier, Michael Madsen. Sam Ryan Cotrone, Slash a Rodrigo. E niente, cosa devo dirvi ragazzi? This Video Game è tutto. E sentite il finale della canzone di Dishonored. Daniel Licht! Daniel Licht è quello che fa la musica, la colonna sonora di Dexter, grandissima serie televisiva. Quindi per un po' di tempo non porterò in giro serbatoi di olio di balena. Ragazzi, il gioco è finito.
Sì, è proprio finito. Un po' mi dispiace. Sono contento di averlo finito, però... Dai, faranno presto un Dishonored 2. Se ha venduto abbastanza, io penso di sì. Boh. Nvidia. Va bene ragazzi, alla fine dei credits non c'è niente di speciale, cioè il gioco ritorna al punto, al menu di partenza. E quindi faccio niente, tanti saluti da Svidogame e spero che vi siano piaciuti i miei video legati a questo gioco. Ciao a tutti, ciao!